sto per interpretare, sono pronto a ricevere la mia partner, una giovane, già famosa e bravissima artista, Alice Bellagamba! Buonasera! Che bella! Buonasera, brava, vieni qua! Buonasera a tutti, buonasera, salve Max, buonasera alla giuria, al pubblico, grazie. Alice, tu sei arrivata quarta nella finale di Amici del 2009, quindi 2 anni esatto. fa, gran bel risultato, no? Sì, direi proprio di sì. Perché eri la prima nel tuo settore che era quello del ballo. Della danza, esatto. Ecco. E questa sera... Diciamo che anche per te in fondo è una prima volta. È una prima volta, io Fabrizio solo per te, solo ed esclusivamente per te, mi cimenterò nel canto stasera, pensa un po'. Quindi ci giochiamo tutto insieme, insomma speriamo di farcela, ce la mettiamo tutta. Noi per adesso siamo ancora Fabrizio e Alice, ma fra pochi istanti per voi diventeremo Danny. And Sandy. Prego collega. Bene, preparatevi. Ma devo dirvi che in questi giorni ho notato che il signor Fritz è entrato così bene nei panni di John Travolta in Grease che durante le prove la signorina Bellagamba è stata travolta e travolta più volte consecutivamente quasi a rischio infortunio. Ma ci siamo, sono pronti, l'atmosfera magicamente ci riporta agli anni 50 e in Grease Fabrizio Fritz e Alice Bellagamba con Tu sei fatto per me, You're the one that I want. Prego. Ehi, Sandy, ma che cosa ti succede? Dimmi tutto, cocco. Cocco? Tu così mi mozzi il fiato, sei già dentro di me e mi sento intrappolato, sono fulminato. Sì, proprio così. È meglio sai che ti tiri su. Sei davvero un uomo qui. È il tuo cuore che punta su di te. È meglio se ti tiri su. Lo farò, giuro che ti stupirò. Tu sei fatto per me. Guarda, oh, oh, oh. Tu sei fatto per me. Guarda, oh, oh, oh. Honey, sei fatto per me. Tu, oh, oh, oh. Tu sola sei ciò che vorrei. Sei fatto per me. Tu, oh, oh, oh. Honey, sei fatto per me. Tu, oh, oh, oh. Honey, sei fatto per me. Torna su per favore. Bravo. Grazie. Aspetta che c'è il microfono che sta cadendo. Alice Bellagamba e Fabrizio. Il balletto. Vi attenti a quei due. Bravissime, grazie, grazie. Ringraziamo molto. Che ho problemi di fiato. Grazie di cuore per la comprensione. Signori giurati, abbiamo visto un sorriso che ci ha accompagnato. Posso riparlare con questo, se volete? Che ci ha accompagnato per, come dire, come incitamento. Volete Bravi dire la vostra, per esempio? Perché dal vivo avete cantato e ballato entrambi dal vivo e non è facile. E devo dire che era una prima volta anche per lei, ma anche per me. Io non ho mai cantato o ballato questo programma, mi sta mettendo alla prova in cose proprio del tutto nuove. Certo, certo imitare John Travolta e Olivia Newton-John è molto difficile, però devo dire che il balletto è stato straordinario, meravigliosi. Grazie. Beh, detto da Cristiano è veramente un grande complimento. Chissà se Lady Gaga, la tua lontana parente, sarà d'accordo. Sì, sicuramente, lei balla un po' meno però, non è brava come voi. Rossella? Beh, io devo dire che non era semplice, quindi te la sei cavata molto bene. Chiaramente i complimenti li facciamo ad Alice, che è stata molto brava. Sì, sì. Bella gamba e non solo le gambe, insomma, è stata bella e brava. Devo dire che sei musicale.
cioè magari sei un po' stortignacolo, però sei musicale e sei stato bravissimo. È già un passo in avanti. Tenevano il ritmo. Adesso, bravi, signori, bravi. È il momento della seconda prova per quanto riguarda la zona musical. E adesso, appunto, per la gioia degli sguardi femminili, un famosissimo gruppo che interpreterà la scena finale, la scena